Va bene, bentrovati tutti. Oggi continuiamo sempre facendo qualche esempio sulla ricorsione per impratichirci un po' meglio su quello che è, diciamo, questo schema di programmazione. E l'esempio che vorrei proporvi è di provare a risolvere questo problemino, il che è famoso come problema delle 8 regine o, generalizzando, il problema delle n regine, no? Noi immaginiamo di avere a disposizione una scacchiera, tipo la classica scacchiera del gioco degli scacchi, di 8x8 caselle. Abbiamo 8 regine e vogliamo posizionare nella scacchiera queste 8 regine in modo che nessuna possa mangiare un'altra. Non si possono mangiare a vicenda, ricordando che la regina è un pezzo che può muoversi in qualunque direzione, orizzontale, verticale o delle due diagonali, per un numero arbitrario di caselle. Quindi questo in qualche modo significa identificare 8 posizioni, 8 caselle, che siano tutte in... ciascuna casella deve essere in una riga diversa da tutte le altre righe, se no ci sarebbe una regina che mi mangia lungo la riga, diversa dalle colonne in cui ci sono tutte le altre posizioni e diversa dalle diagonali in cui si possono trovare altre posizioni. Allora, se la casella è 8 per, la scacchiera è 8x8, di sicuro 8 sarà il numero massimo di regine che ci posso mettere, perché avendo 8 righe e dovendole mettere tutte in una riga diversa, non potranno essere sicuramente più di 8. La nona sicuramente andrebbe a finire in una riga già occupata, o analogamente se ragionassi per colonne. Però la domanda lecita è: sarà possibile farlo? Cioè, è possibile in una scacchiera di dato 8 posizionare 8 regine in modo che non si mangino? E se sì, come? E se sì, in quanti modi diversi e quali modi diversi? Questo è quello a cui cerchiamo di rispondere. E se no, se non fosse possibile, se scoprissimo che questo problema non si può risolvere, fino a quante regine riesco a mettere in uno scacchiere da 8? Ne riesco a mettere 7? Ne riesco a mettere 6? Questo non lo sappiamo. Poi in realtà qui c'è scritto n, non c'è scritto 8, perché già che affrontiamo il problema cerchiamo di affrontarlo nel caso più generale, nel senso più generale. Allora, il primo passo, no, per affrontare l'algoritmo è immaginarci un metodo costruttivo, progressivo, per decomporre il problema in sottoproblemi. Ok? E poi affidare la procedura ricorsiva alla risoluzione di uno di questi sottoproblemi. Io la posso immaginare in due modi diversi, questa decomposizione del problema. No, mi vengono in mente due modi possibili per decomporlo. Proviamo un attimo a ragionarci su un foglio di carta bianca. Un modo potrebbe essere, progressivamente, rispondere alla domanda: dove metto la iesima regina? No? Allora, la iesima regina posso immaginare di metterla nella iesima riga, e però scegliendo la colonna. Quindi la metto nella riga I, ma quale colonna? È la mia domanda. Quindi io posso fare, è una scelta, okay? Però mi sembra una scelta semplice. Io ho la mia scacchiera, decido che prima, come primo passo del mio algoritmo, posiziono la regina sulla prima riga. Dopodiché, passo ricorsivo sarà quello di riempire le altre righe. Quindi, ricordate, l'altra volta abbiamo fatto l'anagramma: scelgo una lettera,
e poi chiedo a qualcun altro, un'altra procedura, di riempirmi, di permutarmi le lettere rimanenti. Qui faccio la stessa cosa, riempio una singola riga e chiedo un'altra procedura, quindi la riga I, di riempirmi le altre righe. La procedura che riempirà le altre righe riceverà, se la scacchiera iniziale era 8x8, riceverà una scacchiera di 7 righe, ancora 8 colonne, e dovrà riempire la prima riga di questa scacchiera rimanente. Io qua ho esagerato il disegno, ho fatto vedere che la parte sottostante non è più quadrata, no? Si accorge. Quindi man mano che vado avanti, ad ogni livello di ricorsione posizionerò una nuova regina in una riga successiva, nella riga successiva. Vado avanti, riempio la matrice per righe. Se riesco. E quale informazione mi serve per codificare la soluzione che sto creando? Perché come disegnino è carino, no? Disegnata dentro il quadretto, ma poi in pratica nel mio algoritmo non è che devo disegnarmi una scacchiera. Come posso rappresentare? Già questa soluzione sarebbe una soluzione parziale che ho deciso di non esplorare. Se riempio questa matrice per righe non ci sarà mai un caso tra quelli che esploro che ha la prima riga vuota e la seconda che contiene una regina. Quindi chi ha fatto questo disegno è partito in un modo diverso come approccio. Non importa, i modi possibili sono tantissimi. L'importante è che garantiamo di esplorare comunque tutte le possibili soluzioni complete, finite. Poi quelle intermedie ci può arrivare da percorsi diversi, da modi diversi. Okay? Questa non è ancora una soluzione finita, è un fotogramma. Però noi avremo dei fotogrammi in cui avremo sempre una parte iniziale della scacchiera già riempita, con una regina per ciascuna riga, e la parte, diciamo così, finale, secondaria della scacchiera che è ancora da riempire. Quindi magari decidiamo che a un certo livello di ricorsione qua ci mettiamo la regina, fatemi fare una Q di Queen, perché non sono capace di disegnare la coroncina. Abbiamo deciso di metterla qui, sulla prima riga. Poi ovviamente se la ricorsione deve essere completa devo provare a metterla nella prima casella, poi nella seconda, poi nella terza, poi nella quarta, in tutte. A un certo punto decido, provo a metterla qua. Questo vorrà dire in un certo senso che due cose. Uno è che la scelta di mettere la regina qua in qualche modo invalida una certa serie di posizioni che si trovano più o meno qua, nelle caselle successive. Quindi ogni volta che faccio una scelta a un certo livello della ricorsione, condiziono, in questo caso limitandole, le scelte che potrò fare nei livelli successivi della ricorsione. Cioè, a un determinato livello della ricorsione io devo provare a posizionare quella regina in tutte le posizioni possibili che non vadano in conflitto con le regine già posizionate, se no sarei stupido ad andare avanti con una soluzione in cui ho tutte le regine in colonna. No? No, se ho messo la prima regina nella prima colonna, la seconda regina non potrà essere né nella prima colonna né neanche nella seconda, perché c'è la diagonale e devo partire dalla terza. E questo lo devo fare per ogni possibile regina che già esiste. Quindi nel costruire la soluzione a un determinato livello della ricorsione devo provare a posizionare le regine in tutte le posizioni possibili di quella riga che non vadano in conflitto, secondo la regola della regina mangia regina. L'altra osservazione che mi viene in mente è come faccio, sta roba qua la devo poi rappresentare in una struttura dati Java. Come mi conviene rappresentarla questa struttura dati? Cioè, la versione banale potrebbe essere faccio una matrice 8x8. E poi ci vado a mettere, non so, del 0 degli uni all'interno delle caselle. In realtà potrei farlo, ma sarebbe forse più scomodo, perché a me basta dire che la regina qua, che ne sono messa nella colonna 6. Cioè, avendo assodato, avendo scelto, perché è una delle scelte possibili, non è l'unica, la più semplice che mi è venuta in mente,
di riempire la tabella, la scacchiera riga per riga, e sapendo che in ogni riga ci sarà solo una regina, e ci dovrà essere esattamente una regina, non posso saltare una riga. Se ho 8 righe, 8 regine, le devo usare tutte le righe. Quindi l'unica informazione che devo sapere, che devo, di cui devo tenere traccia da qualche parte, è: nella prima riga dove ho messo la regina? In quale colonna? Nella seconda riga in quale colonna? Nella terza riga in quale colonna ho messo la regina? E così via. Quindi in realtà la rappresentazione che mi serve, che mi dà tutte le informazioni che mi servono per capire dove mettere queste regine, non è altro che una singola matrice, una matrice, diciamo così, disegniamola come matrice colonna, che mi dice: guarda, nella prima riga l'hai messo nella posizione 6, nella seconda riga l'hai messo nella posizione 4, nella terza riga l'avrai messo nella posizione 2, e poi dopo non sappiamo perché non ci sono ancora arrivati. Quindi, se io ho una matrice di questo genere, ho scelto una codifica della soluzione parziale. Cioè, la soluzione parziale è una determinata configurazione delle regine sulla scacchiera. Questa configurazione io scelgo come codificarla, appunto, come rappresentarla in una struttura dati che mi piace, che mi si accomoda, diciamo così, anche per lavorare. Allora, in questo caso può essere comodo rappresentarla così. Una matrice 0, 1, 2, che ne so, fino a 7, se parliamo di una matrice 8x8, di una scacchiera 8x8, avrà 8 caselle e in ciascuna casella metto il numero della colonna in cui penso di posizionare quella regina. Quindi questa... Se avessi un array di questo genere, questa codifica rappresenta, avevo scritto dei numeri a caso, 6, 4, 2, e sarebbe una cosa, grosso modo, se questa la divido mentalmente in 8, quindi pensate che ogni quadratino a sua volta viene diviso ancora in 4, 6 sulla prima riga vuol dire 2, 4, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prima sarà qua, sulla prima riga, la seconda sarà 0, 1, 2, 3, 4, la terza sarà 2, e le ho messe in direzione scalata di due posizioni, tipo come se fosse la morsa del cavallo, quindi non si possono mangiare, e dopo non lo so. Devo ancora deciderlo. Quindi se io fossi a livello 0, 1, 2, a livello 3 della ricorsione, perché 0, 1, 2 le ho già fissate, a livello 3 della ricorsione mi chiedo: dove posso mettere la regina nella quarta riga, cioè la riga 3? Contando da 0, chiaramente. Allora, qua lo posso mettere? Sì. Qui lo posso mettere? No, perché verrebbe mangiato in diagonale da questa. Qui sotto no. Qui sotto no. Qui sotto no. Qui sì. Qui no, e qui sembrerebbe di sì. Quindi vuol dire che a livello 4 della ricorsione devo esplorare tre possibili posizioni in cui mettere le regine. Quindi la mia generazione delle soluzioni parziali, no, cerca di trovare la posizione che in questo caso sarebbe il valore 0, il valore 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E quindi vorrà dire che nella mia soluzione parziale provo a metterci 0 e vedere cosa succede ricorsivamente. Poi provo a metterci 5 e vedo cosa succede ricorsivamente. E poi provo a metterci 7 e vedo cosa succede ricorsivamente. Provarle tutte, come già facevamo con gli anagrammi. Metto la prima lettera, poi basta, la tolgo, ne metto una seconda, la tolgo, ne metto una terza. Ok? Questi puntini rossi in certo senso giocano il ruolo che aveva nell'esercizio degli anagrammi quella stringa dei rimanenti, cioè gli elementi che devo ancora considerare. Nel caso degli anagrammi era facile perché ogni volta ne toglievo uno. Qui è un pochino più complicato perché devo scoprire quali sono le caselle che vale la pena tentare perché non mi violano già un vincolo.
E poi una volta che ho messo questo, ovviamente il puntino rosso, dovrò andare ricorsivamente al livello successivo a posizionare un altro puntino, le cui posizioni legittime dipendono da dove ho messo il puntino rosso. Ma questo è normale, no? Nel mio percorso ricorsivo. Quindi, la cosa più difficile, no, è quella che abbiamo fatto finora. Immaginarci un metodo risolutivo, cioè come faccio a prendere il problema o la scacchiera o l'origine e dividerlo in un problema che posso affrontare un passo alla volta. Decomporlo in un problema, in un passo più una copia del problema dello stesso tipo ma più piccola. Allora noi l'abbiamo decomposto ad esempio per righe. Va bene. Decidiamo che ad ogni passo selezioniamo una riga. L'abbiamo fatto ragionando già un pochino sul problema e capendo che non può mai capitare che due regine stiano sulla stessa riga. Se io facessi lo stesso esercizio col cavallo anziché con la regina, non vale più questo metodo. Perché due cavalli o tre possono stare benissimo, anzi, tutti e otto sulla prima fila, non si mangeranno mai vicenda. Otto cavalli in fila sulla prima riga è una soluzione all'ipotetico problema degli otto cavalli, che infatti non è neanche famoso perché è troppo facile da risolvere. Però è una caratteristica specifica del problema che mi ha guidato a fare un certo tipo di metodologia risolutiva. Quindi ho trovato il metodo e poi ho trovato una codifica che rappresenta i vari passaggi di quel metodo. Rappresento le soluzioni parziali, cioè le scacchiere parzialmente riempite, con una lista di numeri. Questi numeri rappresentano le colonne e la posizione di questi numeri rappresentano le righe. La mia ricorsione sarà terminata, arrivo a trovare una soluzione quando questa lista parziale ha 8 catene, ha 8 elementi, quando ho riempito tutte le righe. Allora a questo punto, se sono riuscito a costruire una lista di 8 posizioni, ho una soluzione. Può darsi che non riesca, perché io quando ho fatto la ricerca dei puntini rossi, sono stato fortunato ad averne trovati 3. Capite che più vado avanti più è difficile trovarne, o trovarne molti. Quindi può darsi che sulla base di alcuni posizionamenti che faccio all'inizio arrivo alla quinta, alla sesta riga in cui non ho più nessuna posizione libera. Allora a quel punto la ricorsione non può più andare avanti. Perché il mio compito è risolvo questo livello e poi ricorsivamente chiedo a qualcun altro di risolvere quelli successivi, ma se mi accorgo che questo livello non ha soluzioni possibili non posso fare il mio passo e devo abbandonare e tornare su. Quindi a differenza dell'anagramma, in cui l'anagramma si può sempre costruire, qui noi tentiamo di costruire una soluzione, alcune volte arriveremo al caso terminale e quindi abbiamo posizionato le regine, altre volte a metà ci fermiamo e dobbiamo tornare indietro a provare altre alternative. Ma il provare altre alternative è ciò che fa la ricorsione per sua natura. Quindi abbiamo due modi diversi di uscire, di ritornare alla funzione, o dal caso terminale o dal prosciugamento delle alternative possibili. Allora, tutto questo come lo traduciamo in codice? Allora, che cosa abbiamo bisogno al singolo passo? Abbiamo detto, abbiamo bisogno di una codifica della soluzione parziale, che sarà una lista di interi. Questa stessa lista di interi, se avrà 8 n, diciamo n adesso, adesso in avanti, così ci caliamo nel caso generale, se avrà n elementi è una soluzione totale, completa. Ogni livello della ricorsione cosa deve conoscere? Deve sapere su quale riga lavorare, cioè il livello, qui l'ho chiamato i, un'altra volta continuiamo a chiamarlo livello della ricorsione, livello 0 mi occupo della riga 0, livello 1 mi occupo della riga 1, deve conoscere la soluzione parziale e di conseguenza sa già che cosa, sa calcolarsi quali sono le posizioni possibili. Quindi io proviamo a passare ad Eclipse, se l'avevo già aperto, creiamo nel nostro progetto ricorsione, l'avevo fatto nel model, dove c'era la mia classe anagrammi, creo un'altra classe che questa volta chiamiamo regine.
e ci immaginiamo questa procedura ricorsiva che mi, in prima battuta, facciamo la cosa facile, mi stampa sulla console le configurazioni che trovo. Allora, noi avremo una, come quasi sempre, un metodo pubblico di interfaccia generale all'algoritmo, quindi public void cerca regine, che riceve come parametro essenzialmente la dimensione della scacchiera. E poi questo si baserà sulla procedura ricorsiva vera e propria, che però ha bisogno di più parametri, non gli basta solamente n, deve sapere anche, diciamo, a che punto è arrivata nella ricerca. Quindi sarà una procedura che definiamo privata, per ora mettiamo sempre void in assenza di altre indicazioni, chiamiamola regina ricorsiva, e cosa ha bisogno di sapere? Ovviamente ha bisogno di conoscere la soluzione parziale. La soluzione parziale che cos'è? Sarà una lista di interi, per come l'abbiamo disegnata prima. Avrà bisogno di conoscere ovviamente il livello a cui è arrivata e avrà bisogno di conoscere la dimensione della scacchiera. List lo importo da java.util e va bene. Allora, la procedura pubblica, il metodo pubblico serve per avviare la ricorsione, quindi per la prima iterazione. La procedura ricorsiva serve per l'ultima iterazione, cioè caso terminale, e per il caso normale. Allora, qual è il... Quindi se usiamo lo schema solito ci chiediamo qua, siamo nel caso terminale? Altrimenti siamo nel caso normale. Il caso terminale cos'è questo? Quando ho trovato una soluzione completa. Quando è che ho trovato una soluzione completa? Quando il livello è uguale a n. Livello uguale 0 vuol dire che devo riempire la riga 0. Livello uguale 5 vuol dire che devo riempire la riga 5 e quindi le righe 0, 1, 2, 3, 4 sono già riempite. La riga 5 è la sesta, no? Livello uguale 8, se n è uguale 8, vuol dire che ho già riempito tutte le righe dalla, 1 alla, dalla 0 alla 7 e dovrei teoricamente riempire, rimanca da riempire la riga 8, ma la riga 8 non c'è già più, sarebbe la nona della scacchiera. Quindi quando io arrivo a livello uguale n, vuol dire che nella soluzione parziale ci sono già n elementi, cioè tutti quelli che mi servono. La variabile di livello sarà sempre uguale alla lunghezza, al numero di elementi che stanno dentro la soluzione parziale, per come l'abbiamo impostata noi il ragionamento. Quindi la condizione terminale per me è semplicemente se il livello a cui sono arrivato è pari alla dimensione della scacchiera. Allora in questo caso la soluzione parziale è anche soluzione totale, completa. E possiamo stamparla. Così teniamo traccia delle soluzioni che troveremo, se le troveremo, chi lo sa. E qui ce la siamo cavata in fretta. Il caso normale invece che cos'è? Allora, nel caso normale devo trovare, quindi ho, proviamo a scriverlo come commento, ho già parziale
da parziale di 0 fino a parziale di livello meno 1, già selezionate, già decise. E devo decidere parziale di livello che, grazie alla if che ho appena scritto, di sicuro livello è minore di n, quindi sono dentro ancora la mia scacchiera, tra tutti i valori possibili, che vanno da 0 a livello meno, a n-1, tutte le colonne possibili, sono le colonne, purché compatibili. No? Allora, la compatibilità sulla riga la garantisco per costruzione, ne sto mettendo una per riga. La compatibilità sulle colonne, sulle diagonali, va verificata. Quindi io provo tutte le posizioni. Sono andato a finire col cursore. For colonna uguale 0, colonna minore di n, colonna più più. Int. E mi chiedo, allora, questa colonna, in questa colonna potrei mettere una regina? Nella discorsione stiamo dicendo, potrei mettere una regina compatibilmente con ciò che so già e senza guardare a ciò che verrà. Ci sono dei casi in cui resistiamo alla tentazione di fare dei ragionamenti troppo sofisticati qua dentro la ricorsione. Uno dice, qua, a questo punto non ha senso fare dei ragionamenti del tipo: ma se la mettessi qui, poi so già che alla riga dopo non riesco a metterla. Non è un problema mio. Ok? La ricorsione va in una direzione sola. Quindi o la metto qui, se poi questa mia scelta impedisce una scelta possibile nella riga successiva, se ne occuperà la riga successiva. Perché altrimenti rischiamo di avere algoritmi troppo complicati e non ne veniamo a capo, no? Di prevedere che cosa succede come conseguenza della mia scelta. No, qua la ricorsione è cieca. Provo a mettere, poi qualcun altro vedrà le conseguenze e si subirà le conseguenze. Okay? Questo ci garantisce a questo punto di riuscire a generare tutte le soluzioni anche con dei controlli semplici. Quindi noi ci chiederemo se colonna è compatibile con la soluzione parziale, e poi qua bisogna poi implementarla sta roba qua, no? Ma il ragionamento è: se la colonna che sto tentando è compatibile con le posizioni, cioè le colonne su cui sono già le regine già posizionate, allora qui c'è il cuore. Faccio ricorsione. Fare la ricorsione cosa significa? Significa passare a una procedura, che sono sempre io, ricorsiva, una versione del problema in cui ho fatto questa scelta. Quindi dovrò passare a una soluzione parziale che contenga le regine di prima più quella che io metto adesso nella posizione che ho scelto, che sto provando a scegliere. Quindi farò un parziale.add di colonna. Cioè aggiungo, mettevo il numerino in rosso, no? nella prima casella vuota. Aggiungo un tentativo. E avendo messo questo tentativo in più, dico a quest'altro metodo regina ricorsiva di provare a risolvere questo problema di cui ti do già la soluzione parziale, concentrandoti sul livello successivo, sulla riga successiva, quindi incremento di 1 la variabile livello. Ok, quindi questa è,
quello che prima chiamavamo la generazione di sottoproblemi. Quali sono i sottoproblemi? Sono le colonne in questo caso. E come genero il sottoproblema? Provando a mettere una regina in questa colonna e a questo punto vedo che cosa succede. Chiedo di risolvere il sottoproblema che avrà una riga in meno, perché visto che passo a livello più 1 e n è sempre lo stesso, si assottiglia sempre di più il numero di righe da considerare. E poi, devo solo fare attenzione, ricordiamoci, torno un attimo sul disegno che ho fatto prima, ho detto proviamo a mettere 0 e vedere cosa succede. E quindi chiamata ricorsiva, vedo cosa succede dopo. Poi provo a mettere il 5. Il 5 l'ho messo al posto dello 0, ovviamente. Non devo aggiungere sotto. Sono i vari tentativi che faccio sulla stessa riga. Allora, devo essere sicuro anche qui, quando questo ciclo for passa all'iterazione successiva, non posso fare ogni volta add, perché mi andrebbe ad aggiungere e non sostituire i vari elementi. Quindi la cosa più comoda da fare è dire ho aggiunto il numero, faccio ricorsione e tolgo ciò che ho aggiunto. Rimetto le cose a posto. Quindi faccio, allora, se Ale, ho aggiunto un elemento in fondo, togliamolo. Remove parziale.length meno 1. Sì, cosa si chiama size? Scusate. Cioè, provo a mettere una regina, ti do la scacchiera dicendo adesso provo a risolvere da qui in avanti. Poi tu ci riesci o non ci riesci, non lo so, non mi importa, mi ridai la scacchiera e io tolgo la regina che ho appena messo e se ho altre posizioni possibili la rimetto in una posizione diversa. Questo piccolo passaggio a volte prende il nome di backtracking, cioè ritornare sui propri passi. Dopo che ho fatto un tentativo, che questo tentativo sia andato a buon fine o no, devo rimettere le cose a posto come erano prima, per poter fare altri tentativi. Quindi aggiungo, provo, tolgo. Aggiungo, provo, tolgo. Questo backtracking non ce l'avevamo l'altra volta, perché lavorando con stringhe, le stringhe sono immutabili. E quindi passavamo alla funzione ricorsiva una copia della stringa modificata. E la nostra copia non veniva toccata. Questa è una lista, e quindi sto aggiungendo un elemento a una lista, la lista viene modificata. Non sto creando una copia della lista ogni volta, sarebbe anche uno spreco di lavoro, creare tante copie di liste che alla fine contengono sempre gli stessi valori. Ne aggiungo un pezzo e poi mi ricordo di toglierlo. Praticamente è finito, salvo riuscire a scrivere questo codice qui. Questo codice qui, giusto per ordine, magari me lo metto in, in un metoduccio privato, che verifica private boolean compatibile. Cosa è compatibile? Beh, la colonna attuale con la soluzione parziale. E fammi a vedere le eventuali incompatibilità. Quando è che sono le incompatibilità? Beh, se io cerco di mettere una regina in una colonna nella quale c'era già una regina nelle righe precedenti, non va bene. Questo vuol dire che se nella lista parziale esiste già il valore, non va bene. Quindi, se parziale, parentesi tonde, parziale.find, scusate, index, di colonna, l'index of cosa mi dice? Mi dice, vabbè, questo devo metterlo come integer, index of richiede un oggetto, a questo punto creiamo un nuovo intero e mi restituisce
Cosa c'è che non va? Cannot convert from int to boolean. Ah sì, certo. Diverso. Mi pare di torni meno 1, no? Index of se non lo trova. Sì. Allora, io ho preso la mia colonna, l'index of ha cercato un oggetto all'interno di una lista, in questo caso avrei dovuto convertirlo da int a integer, e sto cercando nella lista parziale, c'è già un elemento il cui valore intero è uguale alla colonna? Se c'è già, l'index of lo trova e mi restituirà il numero di riga in cui si trova, ma non mi frega niente del numero di riga, io so solo che se l'ha trovato non va bene. Se non l'ha trovato, l'index of ritorna meno 1 e va bene, posso andare avanti, vuol dire che non ho conflitti di colonna. Quindi, se l'ha trovato, questa funzione, questo metodo ritornerà falso. Cos'è che vuoi fare? Dici che non serve. Anche secondo me non serve. Vabbè. Lasciamolo stare. Facciamo una cosa più comoda. Dichiaro la colonna come integer, tanto la stessa cosa, e semplifico anche il codice. Richiata come integer anziché come int, così index_of è più contenta di ricevere un oggetto. Ok, qui però abbiamo verificato le colonne, dobbiamo ancora verificare le diagonali. Allora qui chiaramente non è che c'è una funzione che ce lo fa per noi, dovremmo andare a vedere riga per riga, regina per regina, se è sulla stessa diagonale crescente o sulla stessa diagonale decrescente della regina che sto cercando di mettere. Allora, come faccio? Qui ci vuole un po' di aritmetica. A capire, data una regina posizionata in una casella che ha un certo numero di riga e di colonna, i e j, quali sono le coordinate di tutte le celle vietate nelle quattro direzioni? Beh, in realtà noi dobbiamo guardare solamente verso l'alto. O solamente verso il basso, dipende da quale delle due stiamo considerando. Allora, sicuramente cosa succede? Che tutte le caselle che stanno nella diagonale orizzontale hanno una costante che è la differenza tra le coordinate. Quindi i-j uguale costante. E tutte quelle che invece stanno nella diagonale opposta hanno che i più j uguale costante. Giusto? Quindi per capire se due regine si mangiano in diagonale, basta fare la somma delle coordinate della prima e verificare se è uguale alla somma delle coordinate della seconda. Se sì, si mangiano. Oppure la differenza delle coordinate, tra le coordinate della prima riga meno colonna è uguale alla differenza tra le coordinate della seconda riga meno colonna. Allora vuol dire che sono sulla stessa diagonale parallela, sulla stessa retta parallela. Questo lo possiamo testare andandole a controllare una per una. No? For. Vado ad analizzare tutte le righe dove ci sono già delle regine. Quindi int riga uguale 0, riga minore di parziale.size, riga più più, qui ci sono ogni riga, mi dice che c'è una regina,
Quindi una regina alle coordinate riga, e la colonna qual è? E beh, è parziale, punto get di riga. Questa è la sua colonna. RC uguale. E la devo confrontare con la mia che sto cercando di mettere, che ha le posizioni, ah, non ho la riga, sono dimenticato di passare a questa funzione la riga in cui sto cercando di mettere la regina. Quindi la riga sarà livello, devo aggiungere come parametro, e la colonna sarà col. Quindi int livello. Quindi io devo fare la somma di queste due coordinate, R più C, e vedere se è uguale alla somma di queste altre due coordinate, allora non va bene, si mangiano. E poi faccio la differenza e faccio lo stesso controllo. Quindi se la somma delle coordinate della prima, quindi riga più parziale.get di riga, la colonna è scritta dentro la lista, fosse uguale a livello più colonna, non va bene. Ho trovato una violazione. E poi la stessa cosa la scrivo col meno. Riga meno colonna della prima è uguale alla riga meno colonna della seconda. È chiaro che se uno entra dentro in questo momento e vede queste due if non capisce nulla, perché è una conseguenza di come noi abbiamo deciso di codificare la soluzione, in cui le righe sono implicitamente la posizione in una lista, le colonne sono il valore dentro. E poi c'è il ragionamento che abbiamo fatto sulle diagonali. Se invece riesco a finire questo ciclo for indenne, cioè non ho trovato nessuna violazione, allora è compatibile. Perché non è sulla stessa colonna, e nessuna delle regine precedenti, e non è sulla stessa diagonale destra o sinistra di nessuna delle regine precedenti. Allora, questa parte di codice è chiaramente la più rognosa, dove non ci metto la mano sul fuoco di non aver sbagliato qualcosa, ma è stupida, cioè devo confrontare dei numeri in una lista. La parte difficile mentalmente è la parte ricorsiva, che poi si appoggia su una funzione che, poverina, deve smanettarsi i numeri, perché siamo su una matrice bidimensionale e dobbiamo fare cose brutte. E vabbè, cercheremo di farla funzionare bene. Quindi cerchiamo di mantenere il codice della ricorsione pulito, creandoci tutti i metodi di appoggio che ci servono, perché questa è la parte che costruisce la soluzione. Il resto sono tante funzioni di appoggio che ci dicono, ci aiutano in questo caso a selezionare i sottoproblemi che ha senso provare a risolvere. Quindi questo qua lo traduciamo chiamando la funzione compatibile livello, colonna e parziale. Ok? Adesso, prima di poterlo provare, ovviamente dobbiamo lanciare la ricorsione
avviandola al livello 0. Quindi dobbiamo fare la prima chiamata a questa procedura di origine ricorsiva con una lista parziale vuota, ma definita, se no mi dà il null pointer exception, livello 0, n quello che è. Quindi nella procedura principale dovrò semplicemente creare questa soluzione parziale come una nuova lista, la definisco come array list e non come linked list, perché qua dentro uso molte volte il metodo get per andare a prendere il singolo elemento, la singola posizione, quindi e quando aggiungo, aggiungo sempre in fondo, e quando rimuovo, rimuovo sempre dal fondo. Quindi l'aggiunta in mezzo e la rimozione dal mezzo, che è quello che costa su un array list, non le faccio mai. La get, che è quello che costerebbe invece su una linked list, la faccio tanto. Quindi in questo caso, così a naso, è più efficiente usare un array list per il tipo di operazioni che ci sto facendo sopra. Poi nelle settimane prossime proveremo a sostituire il naso con qualche metodo un po' più analitico, no, di analisi della complessità. Quindi abbiamo creato una lista vuota e niente, partiamo, regina ricorsiva. Primo parametro, soluzione parziale vuota. Secondo parametro, il livello da cui lavorare 0. Terzo parametro, n, è ciò che mi è stato chiesto di fare dal mio chiamante. Cioè, al mio main o a chi usa questa funzione non voglio obbligarlo a fare una chiamata di questo genere, che mi prepari un array list vuota, perché poi vatti a fidare di cosa fanno gli altri. Allora, ti do l'interfaccia pulita, e dentro questa implementazione di questo metodo vado a prepararmi tutti i dati che mi servono in modo che la ricorsione possa andare avanti in modo corretto. Proviamola. Facciamo una classe test regine con un main, con il suo main, test regine. Un suo main che internamente crei regine R uguale new regine, e poi chiamo R.cerca regine. Proviamo a mettere 8 subito, via. Poi se non ci riusciamo proviamo con dimensioni più piccole. Facciamo un bel run, incrociamo le dita e è uscita roba, è uscita tanta roba. E queste, secondo il programma, sono le configurazioni che risolvono il problema del dottor Regina. Adesso vederle così è un po' colpo d'occhio, un po' arduo, uno dovrebbe vedersi sulla scacchiera, però sulla prima riga ho la prima colonna, sulla seconda riga ho la quinta colonna, l'ultima colonna, poi vediamo chiaramente che ovviamente non c'è nessun numero duplicato, e a occhio si vede quindi che non ci sono regine sulle stesse colonne. La verifica delle diagonali richiede un pochino più di tempo, magari dovremmo farci il disegnino. Magari per verificarlo lo proviamo su un problema più piccolo, non so, con 4. Con 4 regine mi dà due soluzioni. 1302 e 2031. 1302, quindi una scacchiera da 4 caselle, no, di lato 4, scusate. Era quindi 1 è qua,
3 è qua, 0, 1, 3, 0, 2. Eccole qua. E poi l'altra soluzione è quella simmetrica, no? Dove ogni pallino gli ruotiamo un pochino verso destra e occupiamo le altre posizioni. Se vogliamo giocare con 5, ci sarà un certo numero di soluzioni. Alcune sono riconducibili ad altre attraverso simmetrie, ma poiché in una scacchiera di simmetrie ci sono solamente 8, quando abbiamo più di 8 soluzioni, di sicuro sono proprio configurazioni diverse. E noi possiamo anche lanciarci, cioè se avessimo una scacchiera da 15, li calcola. Vedete come sta lavorando la ricorsione? Prima le prova tutte, le combinazioni possibili, mantenendo ferma la prima riga, provando un po' le seconde, e le ultime righe chiaramente fa più in fretta che può e cambia molto più rapidamente. Ovviamente la maggior parte del tempo questo programma lo sta facendo, lo sta passando a stampare, il calcolo sarebbe molto più veloce. Però cominciamo ad avere un pochino la sensazione che il numero di soluzioni cresca, diciamo così, esponenzialmente, poi impareremo a fare i conti. No? Con la dimensione della scacchiera, però va avanti, ok? Vabbè, non ci mettiamo a verificare tutto uno per una, chiaramente, però, quindi questo abbiamo risolto il problema. Come fa questo programma a sapere che sta risolvendo il problema delle argine? Lo fa in due modi, lo sa, lo sappiamo noi. Uno, per come abbiamo scelto di codificare la soluzione parziale, quindi un elemento per riga. E due, per come abbiamo scritto la funzione compatibile, che va a verificare le colonne e le diagonali. Lì ci sono le regole del gioco. Lo scheletro della ricorsione, invece, se lo andiamo a vedere, a parte il fatto che usiamo list anziché stringhe, ma è uguale a quello dell'altra volta. Quindi è nella creazione, nella codifica della soluzione e nella creazione di sottoproblemi che ci metto l'informazione sul problema che sto risolvendo. Tutto il resto è meccanica, no? Che cerca di... c'è una macchina che genera tutte le possibili combinazioni. La macchina è facile, però quali convenzioni generare le devo dire io. Poi questa macchina in realtà è un po' triste, perché una volta che ha trovato una combinazione semplicemente la stampa video. Allora, io cosa potrei voler fare anziché stampare a video? Potrei voler restituire a chi mi ha chiamato, al chiamante, una soluzione, almeno una, o tutte le soluzioni. Allora, per assurdo è più facile tutte che non una, perché comunque la ricorsione le fa tutte. Se ne volessi restituire solo una, devo interrompere la ricorsione non appena ne trovo una lì. Però ricordiamoci che quel caso terminale io posso interromperlo, ma sono dentro 10-15 livelli di ricorsione, quindi se faccio un return là sotto, non so se avete visto Inception come film qualche anno fa, per tornare su all'inizio devo convincere tutti quelli sopra, no? a ritornare. Quindi vediamolo, lo facciamo dopo. Facciamo prima la restituire, una procedura che modifichiamola in modo che anziché stampare video le metta in una lista e le restituisca. Okay? Questa soluzione. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra cerca regine non è più void, ma mi dà una lista di soluzioni parziali, di soluzioni complete.
giusto? Mi restituisce una lista di soluzioni possibili. È una lista di soluzioni le quali a loro volta sono una lista di interi, la nostra soluzione parziale, no? Però visto che ne ho tante, le voglio diciamo così, accatastare in un'unica lista. E questo è il valore di ritorno della mia cerca regine, che al main servirà per stamparle, volendo. O per contarle. Questo parametro, questo valore, in qualche modo serve qui dentro, perché è qui il momento in cui so che ho trovato una soluzione. Allora, però per arrivare lì dovrei passare questa lista di liste come argomento della funzione ricorsiva e far sì che questo argomento venga passato di chiamata in chiamata in chiamata in chiamata in chiamata fino a quando a livello più basso ho trovato il caso terminale. Oppure, visto che sono dentro una classe, me lo definisco come proprietà della classe. Quindi posso definirmi che io ho una lista di liste di interi, tutte le soluzioni. Questa lista, ovviamente, quando vengo chiamato la devo inizializzare. List.tutte uguale new array list di list di integer. O se vi dà fastidio list di list, fatevi una classe che contenga una lista di interi, così gli date un nome, no? Ma cambia nulla. Quindi questa tutte sarà un contenitore di soluzioni che creiamo vuoto. E poi ritorniamo al main. Chi l'ha riempito? Lo riempiamo nel caso terminale. Quindi qui non faccio la print line, ma faccio semplicemente this.tutte. This posso accedere, anche se sono dentro la ricorsione, perché tanto sono un metodo di questa classe, punto add parziale. Cioè, anziché farle un'aggiunta sulla console, faccio un'aggiunta in questa lista. Ci piace? Quindi, quando il main chiama questo cerca regine, io creo un nuovo contenitore vuoto, tutte, lanciando la ricorsione, se sono fortunato, arriverò qualche volta, tante volte abbiamo visto, a trovare una soluzione parziale che sia anche una soluzione totale, aggiungo questa lista e quando la funzione ricorsiva ha finito, quindi tutti hanno ritornato, tutti hanno finito di provare tutti i casi possibili, semplicemente qua avrò accumulato tutte le soluzioni che ho via via cercato. E allora, nel main, mettiamo 4. Sappiamo che è facile, che ne saltano fuori due, potrò ricordarmi che ho una lista di interi che è la soluzione. Soluzioni. E possiamo vederle. O farci altre operazioni, ormai ce l'ho in una mia struttura dati. List va importato, e quindi qua adesso il problema di 4, mi aspetto appunto che questo mi stampi la lista di due array di 4 elementi, che sono i due che abbiamo visto prima. E quindi faccio run di questo. Ma mi ha stampato una cosa strana. In alto a destra, no? Qua. Questo che sembra due occhi che ci guardano, un po' perplessi, non è altro che una lista che
che contiene due liste vuote. Allora abbiamo fatto qualche casino, scusa. Torniamo dentro le gine. Rimettiamo questo print. Eseguiamo il programma. Cioè no, il print lo fa. Cioè, quando arriva lì stampa parziale lo fa. Quando fa l'add nella lista tutte, sembra che aggiunga, anziché aggiungere la soluzione, aggiunge una lista vuota. Chi ci arriva? Al motivo per cui succede questo? Perché? No? Sì. Perché noi, lo dico con parole diverse dalle tue, perché noi stiamo aggiungendo a questa lista tutte, tante volte, la copia della stessa lista, questa qua che avevamo creato qui. Stiamo aggiungendo tanti riferimenti allo stesso oggetto. Oggetto il quale, se scendo nella ricorsione, acquisisce elementi, ma poi quando torno indietro perde elementi. Quindi quando io ho fatto questa add qua sotto, ho aggiunto il riferimento a una lista. Quella lista però poi la modifico, perché per andare avanti nella ricorsione cambierò i suoi elementi e quando avrò finito tutta la ricorsione, il backtracking ha lavorato e ha ripulito, ha riportato tutto come era prima, cioè la lista vuota. Allora io quello che sto sbagliando è di salvare un riferimento alla variabile che contiene la soluzione parziale, anziché salvare una copia. Facciamoci una foto di ciò che troviamo in quel momento. Poi lui può anche cambiare, deve cambiare, ma io mi salvo una copia. Ok? Poi ovviamente parziale tornerà a zero per una fisarmonica, no? Acquisisce e perde elementi man mano che va avanti. Però quando arrivo al caso terminale me ne faccio una copia e me la salvo. Quindi devo fare una new che mi ricorda che sto facendo un list di integer che inizializzo non vuota ma con gli elementi della lista parziale. New array list pure. Quindi in questo caso nel risultato ci saranno quelle due liste che sono due oggetti distinti, ciascuno dei quali ha assunto il valore che aveva la lista parziale in quell'istante di tempo. Mentre invece la lista parziale, se io qua in questa riga 14, no, prima di fare il return provassi a stampare quanto vale la lista parziale, è vuota ovviamente. Da contratto. La lista parziale contiene sempre tanti elementi quanto è pari al numero dal livello a cui sono arrivato. Numero di elementi di parziale uguale a livello. Se sono fuori dalla ricorsione, livello 0, parziale vuota. Se sono dentro la ricorsione, fino in fondo, livello n, parziale con n elementi. Se mi serve salvare quel valore, devo fare una copia. Okay? Quindi a questo punto possiamo rimuovere di nuovo questa print, perché la versione pulita è quella che calcola le soluzioni e me le restituisce. A questo punto possiamo anche toglierci lo sfizio, non di stampare tutte le soluzioni, ma almeno di vedere quante sono, che ne so, nel problema da 15 che abbiamo fatto prima. E mi dirà che pensa un pochino, chiaramente. E a un certo punto sta girando, mi dirà quante sono le combinazioni di 15 regine su una scacchiera di 15x15 caselle. Se vi sembra lento provate a farlo a mano. Sta girando, no? Console.
sta andando. Eccolo qua. Sono solo poco più di 2 milioni. È ovvio che se mi interessasse conoscere solo quante sono le soluzioni, non sarebbe molto efficiente ciò che sto facendo, di calcolarle tutte, memorizzarle tutte, restituire tutte, basterebbe avere un contatore anziché dis.tutte.add, farei dis.contatore più più. E alla fine la funzione principale restituirebbe solamente il valore del contatore, se non mi interessano le soluzioni, ma solo il numero di soluzioni. E se invece mi interessasse solo la prima soluzione? Cioè, esco dalla ricorsione non appena ne trovo una. Allora, vabbè, vorrà dire che qui non voglio però buttare via questo codice, quindi fatemi fare una copia di questa classe, regine prima soluzione, perché questa è giusto tenerla, che è il codice che me ne calcola tutte. Quindi ho fatto una copia regine prima soluzione, quindi andiamo a modificare in modo da restituirci solo la prima soluzione. Allora, una cosa che abbiamo già imparato è che la soluzione la troviamo qui, ma dobbiamo riuscire a farle uscire dalla procedura principale. E quindi possiamo farlo come prima, definendo una proprietà di questa classe che possiamo chiamare soluzione. Una sola soluzione, ok? Che può esserci o non esserci. Quindi inizialmente posso inizializzare questa soluzione a null. E alla fine restituirò la soluzione. Questo è ciò che fa la procedura chiamante. O restituisce null per dire non c'è stata nessuna soluzione, oppure restituirà una lista di interi che è la prima soluzione trovata. E quindi la prima soluzione trovata significa che qua dentro dis.soluzione uguale new, la copia, ormai l'abbiamo capito, cioè abbiamo imparato la lezione, devo sempre fare copie, array list di parziali. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando io arriverò al caso terminale, che ho quella soluzione parziale, la copio dentro dis.soluzione. Prima facevo un add per aggiungerla a una lista che ne conteneva tutte, qui semplicemente la copio dentro perché tanto me ne basta una, okay? La prima. Faccio una copia della parziale e la salvo in dis.soluzione, che verrà restituito al chiamante, che ovviamente non restituisce più list integer ma una lista sola. Adesso in realtà questo codice cosa fa? Le calcola comunque tutte e di fatto mi restituisce l'ultima, perché ogni volta che ne trovo una la ricopia dentro soluzione. Non è molto furbo. Cioè, a me basta la prima, devo fare in modo che quando ho trovato la prima basta, interrompo la ricorsione. Interrompere la ricorsione non è difficile, perché in realtà questa procedura ricorsiva, dopo che ha fatto questo new, questa dis.soluzione, trova una chiusa graffa, trova un'altra chiusa graffa e l'ha finito. C'è il livello 7 della, il livello 8 della ricorsione, lui aggiunge quello ed ha finito.
Il problema è che devo dire al livello 7 che lui pensava di avere ancora altre regine da posizionare, che non vale più la pena. Livello 7, non continuare. Anzi, tu esci il livello 7 e dia al livello 6 che non vale più la pena di continuare. Che dica poi al livello 5 che non vale più la pena di continuare. Quindi queste mie chiamate ricorsive possono arricchirsi di un parametro booleano in cui ciascuna chiamata ricorsiva che io faccio mi dice se è il caso di continuare oppure no. E qua non è più il caso di continuare. Perché ho trovato la soluzione, l'ho salvata e quindi devi uscire. Se invece non hai trovato la soluzione, vabbè, ritorna vero dopo questo ciclo for, perché c'è altra roba da fare. E qui non ho ancora fatto nulla. Ho solo deciso che la procedura nel caso terminale ritorna falso e nel caso normale ritorna vero. Solo che questi valori di ritorno nessuno li sta guardando. Allora il vero punto in cui faccio il cortocircuito è qui. Boolean, continua? Qua, la chiamata ricorsiva che faccio mi dirà true se devo ancora continuare, false se non devo continuare. E quindi if not continua, return false. Cioè se la mia chiamata a livello sotto mi dice guarda non è più il caso di continuare, allora faccio due cose. Una, esco. Non completo neanche il for, vedete che lo abortisco a metà quel ciclo for. Return subito, mi hanno detto non andare avanti, boh, return, esco. Ma non solo, return false, esco dicendo agli altri di fare la stessa cosa. Quindi non appena una delle procedure dei casi terminali dice fermati, tutti vanno a vedere il valore di ritorno di questa, falso. Allora ritorno subito e il chiamante a sua volta che era fermo qua, il livello superiore era fermo qui nella chiamata ricorsiva, si vede anche lui a sua volta un falso, che lo fa uscire subito e ritornare al suo chiamante un falso e bla bla bla. Questo booleano io l'ho chiamato continua falso, ma potrei anche chiamarlo trovato. Trovato magari sarebbe il contrario, no? Cioè, qui trovato sì, qua sotto trovato no. E se trovato sì, allora non continuare più. E ritorna l'informazione che l'hai trovato. Poi potete scegliere true o false come preferite, l'importante è che lo facciate in modo coerente. Che il valore che setto qua nel caso terminale si propaghi all'insù immediatamente. Allora, se questo funziona così come spero, se noi andiamo a modificare regine sostituendolo con regine prima soluzione, allora dovremmo avere solo più una sola soluzione. Ricordate che quello del 15 ci ha messo un certo tempo perché le calcolava tutte. Ma adesso, cercando solo la prima, in teoria me la stampa all'istante. Lui ci mette poco a trovare una soluzione e a trovare tutte e 2 milioni che diciamo, un attimo di tempo ci vuole, no? Quindi cosa abbiamo imparato oggi? Proviamo a riassumerlo. Se non ci sono domande,
proviamo a riassumere i punti principali. Uno, abbiamo visto che lo scheletro di ricorsione continua a essere sempre lo stesso anche su problemi diversi. La soluzione parziale che si incrementa man mano che il livello procede, un caso terminale da verificare e un caso normale in cui devo lavorare un pochino per generare tutte le soluzioni successive. Questo può essere facile o meno facile a seconda di quanto sia bravo o meno bravo a inventare una codifica furba e un procedimento furbo per generare le soluzioni. Per questo che faremo tanti esercizi, perché poi alla fine ci troviamo in tanti casi diversi e vediamo come gestirli. Okay? Primo. Secondo, quando la soluzione parziale è gestita tramite strutture dati mutabili in generale, come le liste, è molto più efficiente manipolare una lista aggiungendo e togliendo elementi, quindi mi devo ricordare poi di fare appunto il cosiddetto backtracking, piuttosto che non copiare la soluzione parziale ogni volta, creare soluzioni diverse. Però questo mi crea problemi nel momento in cui vado a salvare la soluzione finale, perché in quel momento devo fare una copia. Quindi quasi sempre lavoreremo con liste o con insiemi, quindi strutture dati in cui posso aggiungere o togliere dinamicamente elementi, sono più efficienti, ma devo ricordarmi di fare backtracking e devo ricordarmi di fare una copia quando voglio il risultato finale. L'altra cosa che abbiamo imparato è che se voglio portare fuori delle informazioni dalla ricorsione, è comodo farlo appoggiandosi su una proprietà della classe, perché altrimenti l'informazione ce l'ho 17 livelli di ricorsione sotto e devo invece, mi serve, no, alla funzione generale chiamante. Quindi potrei benissimo passare dei parametri, usare il valore di ritorno, però per fortuna Java ci dà, no, i membri, qui ho dimenticato di scrivere private, scusa. Le variabili private e le possiamo usare per questo scopo, per teletrasportare dei valori attraverso più livelli di ricorsione. Abbiamo capito che la ricorsione, per sua natura, una volta partita, tende ad andare fino in fondo e generare tutto, esplorare tutte le alternative. Questo è il suo mestiere. Quindi è facile, è più facile, richiede meno sforzo, farsi generare tutte le soluzioni. Richiede un pochino più di sforzo, che è l'ultima variante che abbiamo fatto, quella di fermarsi alla prima soluzione. Perché in qualche modo ci obbliga a interrompere in modo un po' brutale tutto un meccanismo che si era già avviato. E l'informazione, di nuovo, che so che devo essere interrotto, ce l'ho là in fondo, ma il risultato che mi serve è lassù e quindi devo riuscire a smontare il castello che via via è partito. E io l'ho fatto con questi booleani, no? Che forse è un modo più semplice, ma non è detto che sia l'unico. Non posso fare return di 17 livelli in un'unica istruzione. Ogni funzione deve fare il suo piccolo return. È un po' un rompimento di scatole. E questi sono due dei casi in cui dei tipi di valore di ritorno che mi può dare una procedura ricorsiva. Dammi una soluzione, una qualunque, o dammele tutte. In realtà ci sarebbe il caso intermedio, dammi una soluzione o dammi tutte le soluzioni, sono tipologie di ricerca. Cercami se esiste una soluzione. Se esiste, dammene una di esempio, oppure dammele tutte perché mi servono. Poi ci sono dei casi invece in cui non mi basta, diciamo che in cui le soluzioni non sono tutte uguali, tutte equivalenti. Ce ne sono alcune migliori ed altre peggiori. Allora, secondo un qualche criterio, in questo delle otto regine non è che una configurazione sia migliore di un'altra. Però in altri casi posso trovare tante soluzioni e ciascuna soluzione può avere un valore diverso, un peso diverso. Allora a quel punto la procedura ricorsiva che cosa dovrà fare? Beh, o me le calcola tutte e me le restituisce tutte, oppure meglio ancora, me restituisce la migliore.
Quindi in qualche modo qua dentro faremo una sorta di max, vado a confrontare questa soluzione con la migliore che ho visto finora e le devo spazzolare tutte, ma alla fine te ne restituisco una sola, che non è detto che sia la prima, ma sarà quella col valore, col peso più alto delle altre. Questo lo vedremo con altri esercizi dove si complica un pochino di più il problema, dove associato alla soluzione c'è solo, c'è anche il peso o il valore della soluzione stessa. Un caso particolare che non abbiamo gestito è cosa capita se non ho soluzioni. Nel senso che il codice lo gestite correttamente, spero, perché non lo è stato, ma viene naturale. Se il problema non avesse soluzioni, cosa capita qua? Beh, capita che non arrivo mai al caso terminale. E allora ritorno dis.tutte, che è una lista vuota. Non va in crash nulla, non c'è nessuna eccezione. Oppure restituisco, nel caso di una sola soluzione, il valore iniziale che era null per dire guarda, soluzione, me ne hai chiesto, dammene una e io manco quella riesco a darti e ti do un null. Quindi anche il caso limite inverso in cui non si trovano soluzioni ricade esattamente in questo framework che abbiamo visto oggi. Ok, allora abbiamo fatto un esempio ma l'abbiamo usato, no, per cominciare a vedere varie sfaccettature, continueremo ancora la settimana prossima intervallandolo con altri argomenti, no, ad approfondire sempre questo tema qua. Oggi direi che abbiamo finito sia il tempo che forse il mal di testa per queste cose, quindi ci vediamo la settimana prossima oppure al turno di laboratorio successivo per chi va.